Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Federica. Oggi coda, sto per andare a farmi la doccia, lavarmi i capelli. Generalmente mi trovate sempre con i capelli sciolti, li prediligo, ma non siamo qui per parlare dei miei capelli, bensì siamo qui per aprire un mega pacco da parte di Pink Panda. Ebbene, Pink Panda mi ha gentilmente inviato un mega pacco con all'interno, oltre che delle box contenenti dei prodotti, due mystery bag. Quindi vedremo nel dettaglio tutto quello che è contenuto all'interno del pacco, delle box e delle mystery bag. Voglio iniziare col botto, quindi vi faccio vedere subito la cosa più grande contenuta all'interno di questo pacco, che è una mega palettona che chi mi segue su Instagram ha già visto in anticipazione. E in questo periodo su Pink Panda trovate tantissimi sconti, in più le mystery bag sono gratuite con un tot di spesa. Potete dare un'occhiata, vi lascio il link al sito nell'info box. Parliamo di un mega palettone che era contenuto all'interno di questo cartone che fa un riflesso pazzesco. Eccola qui. Ed è la palette di Mayani, si chiama Magical Palette, all'interno ha ben 196 colori di ombretti, potete usarla da qui fino all'eternità. Giustamente alcuni di voi dicono, beh, certamente non è una palette super comoda, è super tascabile, assolutamente sì, però da vicino vi faccio vedere, abbiamo marroni e verdi, azzurri, rossi e rosa, aranciati, verdi acido, tonalità neutre varie ed eventuali. Abbiamo matte e shimmer, non ci sono colorazioni glitter all'interno, ve la faccio vedere da vicino. Ha 24 mesi di PAO e vi faccio giusto qualche swatch per farvi vedere comunque la scrivenza anche dei matte, perché veramente mi ha stupito, pensavo fosse tipo, mi sembrava quelle palette quasi da gioco per bambine sinceramente, e invece mi sono trovata appunto ad utilizzarla per creare un make up su Instagram e vi devo dire, guardate, questi sono solo 4 matte appena toccati e devo ammettere che anch'io sono rimasta sconvolta dalla scrivenza di questa palette. Stessa cosa per quanto riguarda i colori shimmer, vi faccio qualche swatch anche degli shimmer. Ecco qua ad esempio 4 swatch veloci veloci degli shimmer, veramente scriventi, non ho altre parole, sono pigmentati, sono abbastanza vellutati. Questa palette mi ha stupita perché vista così, vi ripeto, mi sapeva tantissimo di palette giocattolo, poi una volta messa in utilizzo a tutti gli effetti sono rimasta anch'io piacevolmente sorpresa. Tra l'altro ha un prezzo molto contenuto per essere una palette di queste dimensioni, molto bella anche da tenere se avete una postazione make up così a vista. Qui abbiamo le due mystery bag che apriremo più tardi e adesso procediamo con l'apertura di questo bel paccone e vediamo che cosa c'è al suo interno. Allora, la prima cosa che troviamo in questa simpatica custodia è una fascia per capelli firmata Pink Panda per andare a fare skin care. Eccola qui, è rosa, super elasticizzata, immorbidissima spugna, è logata Pink Panda, non so se l'ho messo giusto o no, e all'interno ha il filo che permette di mettere in forma le due orecchiette, carina anche come idea regalo, magari abbinata alla cosa che vi faccio vedere subito dopo, perché comunque parliamo di un sito che vende tantissimi brand, tra cui Nabla, ma tanti brand low cost come Essence, Catrice, Mayani. Ci sono tanti brand, alcuni dei quali io ancora non ho provato. Però un'idea carina regalo potrebbe essere questa fascia per la skincare abbinata a una confezione di patch occhi. Questi in particolare sono di Revolution, quindi una linea skincare molto somigliante a quella un po' di The Ordinary, molto basic ma funzionale. Abbiamo dei patch occhi oro in hydrogel idratanti con collagene, sono vegan e cruelty free e senza profumazione. Vi faccio vedere un po' come sono fatti all'interno. All'interno poi peraltro ce ne sono 60, quindi 30 applicazioni. È molto carina la confezione, ha qui la pinzetta per andarli a prelevare, ha il suo tappo e all'interno troviamo i patch in oro, proprio color oro.
sono scicchettosi al massimo. Io li metterò, penso, veramente a breve in prova, perché ho bisogno assolutamente di una sessione approfondita di skincare. E comunque questa può essere un'abbinata vincente per un'idea regalo a un'amica. Trovate anche maschere monodose a prezzi veramente piccolissimi. Nel pacco andiamo avanti ed è contenuto un Unicorn Magic Lipstick. Eccolo qui, questo è il pack secondario, sempre di Mayani, che ci regala gioie. Adesso vado ad aprirlo se riesco. Ed è un lipstick che cambia colore a seconda, credo, del pH delle vostre labbra. E è carino, è a questo pack in metallo viola e si presenta in questo modo, sembra quasi un burro cacao labello, cioè a tutti gli effetti, è un color burro. E vi faccio vedere, vado a stenderlo sulla mano e inizialmente è quasi trasparente, adesso lo lasciamo reagire e diventerà sempre più rosato. Sulla mia mano almeno è rosato, l'avevo già provato. Non amo particolarmente questa tipologia di rossetto, ma quando ero piccola mia nonna ne comprava uno verde. Io andavo in vacanza a Diano Marina e quando ero piccolissima in Liguria, non so se qualcuna di voi la conosce, e mia nonna andavamo sempre in questo bazar e si comprava tutti gli anni questo rossetto verde che poi lo metteva sulle labbra e diventava fucsia. Quindi mi ricorda tantissimo quel rossetto di, vi parlo, almeno 30 anni fa. E niente, ce l'ho in testa e tra l'altro profumava tantissimo di rosa. Questo non ha odori particolari. Andiamo avanti. Dopo i miei siparietti revival troviamo una palette, di certo questa non è una novità, ed è la Forever Flawless Allure di Revolution. Tantissime di voi sicuramente ce l'avranno. È una delle palette nude che somiglia di più alla iconica palette di Huda, quella grande. Io avevo fatto un video con quella che era uscita dopo di questa, quella gigante, non mi aveva entusiasmata, preferisco questa. Uno, perché tanto quella gigante aveva cialde piuttosto simili come colorazioni, mentre questa è un po' più diversificata. Due, perché comunque scrive abbastanza bene, i matte scrivono abbastanza bene. Io di questa linea ho quella, la Cannabis, che vi era piaciuto un sacco, che abbiamo usato in un video vecchissimo, e queste palette mi piacciono molto di questa linea, sono fatte in latta, sono molto comode perché il retro si può girare completamente, perché questa parte qui è morbida, in plastica morbida, hanno un mega specchio e appunto hanno tutte queste cialde. Parliamo di palette sotto le 10 euro, dovrebbero essere al massimo 12. Vi faccio anche di questa qualche swatch per farvi vedere, e intanto, mentre vi faccio vedere il primo swatch, vi faccio vedere che il rossetto è diventato rosa. Chi mi conosce bene sa che non amo i rossetti rosa, per questo non ho un bel ricordo e ve l'ho raccontato prima. Adesso vi faccio gli swatch, eccoli qua. Guardate com'è specchiato questo oro. Se state cercando una palette nude rosata, ma anche abbastanza neutra, questa può essere un'idea per regalarvi una palette con un costo molto contenuto, però che comunque fa il suo dovere anche bene. Per non parlare del pack così marble esterno, che comunque è molto carino e prezioso perché è in latta. Andiamo avanti e troviamo forse la cosa che mi è piaciuta di più in assoluto, ovvero l'ultima cosa contenuta all'interno di questa box fucsia che avete visto, ed è un kit di pennelli di DoColor. È stupendo. Allora, arriva nella sua confezione, quindi anche questo può essere un'idea regalo, ma che cos'ha di particolare questo kit? I glitter, e non glitter normali, iridescenti e bellissimi. Allora, qui c'è il suo fogliettino. I pennelli di DoColor sono belli e validi, li ho già provati perché ho collaborato in passato con DoColor. Questo in particolare è meraviglioso perché ha questo portapennelli completamente rivestito di questi glitter che sono iridescenti, con questo alone azzurro carta da zucchero, quasi lilla freddo. E all'interno troviamo questi pennelli che sono 8, viso e occhi, quindi diciamo gli essenziali. E qual è la particolarità? È che sono i manici, sono tutti glitterati, guardate, sono meravigliosi, meravigliosi. Hanno la metalleria argento e vi faccio vedere anche le punte lilla sfumate di azzurro, e sono veramente, guardate, morbidissimi e fitti.
molto bello. Questo è un regalo, un autoregalo più che un regalo, perché è troppo carino. È arrivato il momento di aprire le mystery bag. Partiamo con la mystery bag fucsia. Allora, vi ricordo che all'interno delle mystery bag di solito si trovano sempre prodotti full size. Inizio pescando a caso. Allora, il primo prodotto che trovo è Watermelon Pop Cycle. È una lip mask con olio di avocado all'anguria. Chi mi conosce sa che sono una patita di lip mask, tantissimo, la metto tutte le sere. Questa è di I Love Revolution, in full size. Poi, sempre all'interno della box, troviamo una maschera al carbone e zucchero nero, peel off, per pelli grasse e miste. Eccola qui, questa è di Seven Heaven. Prossimo prodotto, oddio, ma che carine! Sono di Lovely e sono delle mini delicious blender banana. Sono due mini blender per applicare il correttore in modo preciso nel contorno occhi. Super cute, che carine! E sono gialle come la banana. E qui aspettate, perché troviamo qualcosa di impacchettato, quindi sicuramente si tratterà di polveri. Sempre di Lovely abbiamo il Cookie Gold Highlighter, un illuminante che mi ricorda molto Too Faced, quando vedo questi biscotti di pan speziato. E non credo che ci sia, no, non c'è la colorazione, è un illuminante, e adesso noi lo sbocciamo, ovviamente. Ha la stampa del biscottino pan di zenzero, e andiamo a sbocciarlo. Bello, guardate, molto sottile e molto wet. Questa è solo una passata qui. Molto carino. E in ultimo troviamo una palette bellina. Guardate la confezione è rose gold, quasi capitonné, così tipo impunturata. Si chiama Soft Luxe ed è di Revolution. Anche questa è un'idea, regalo molto carina. Abbiamo il suo specchietto grande, tutta la palette, e abbiamo queste colorazioni che vi faccio vedere più da vicino. Neutre, rosate, molto molto carina. E ovviamente il capitonné, insomma, questo effetto un po' in puntura si va a replicare sulle cialde. Abbiamo 1, 2, 3 tonalità shimmer e 5 tonalità matte. Vi swatcho, perché ormai abbiamo swatchato tutto, quindi swatchiamo anche lei. E anche qui la scrivenza, devo dire, wow! Cioè, guardate questo com'è specchiato. Questo è un pochino più satinato, e qui abbiamo due matte, belli scriventi. E adesso abbiamo svuotato la prima mystery, andiamo ad aprire la seconda mystery. Eccola qui, e questa è quella nera. Non lo so, io sarei qua tutto il giorno ad aprire mystery bag, è troppo divertente. Tante cose anche qui. Allora, partiamo anche qui con una maschera, e questa è la Glitter Peel Off Mask, sempre di Seventh Heaven. Ah, ok, questa va bene sia per pelli normali, miste e grasse. Glitter eco biodegradabile, è fatta proprio così, ha dei glitter rosa all'interno. Magari ce la facciamo insieme su Instagram. Vi aspetto su Instagram, sono sempre la donna qualunque, venitemi a trovare, ragazze, se vi va. E questo è il primo prodotto della mystery. Andiamo avanti e troviamo questa è una cosa che mi piace, io che faccio doppia detersione, queste sono indispensabili. È un pad di Pink Panda, riutilizzabile per andare a rimuovere il make-up. Sono quei dischetti, questo è morbidoso rosa, in spugna per andare a rimuovere il make-up. Qui abbiamo un rossetto, anche qui di Mayani, ed è il Cosmic Magic Lipstick. Vediamo, anche qui rossetto magico. Speriamo che magari questo è quello verde di cui vi parlavo prima. Io che apro le confezioni come una bestia inferocita. Ok, quello era più viola fucsia, questo è proprio viola e ha delle stelline sul fondo. Questo è blu, ecco, anche lui credo che sia la stessa cosa di quell'altro, però questo sta diventando più viola. Bene, bene, quindi aspettiamo e vediamo, ma già vi spoilero che questo è più violaceo, mentre l'altro è più
fucsia, rosa fucsia. Pennelli Dreaming Color di DoColor, fantastici. Andiamo ad aprire, vediamo cosa c'è. Carino, abbiamo un kit di 4 pennelli occhi, guardate, questi sono da sfumatura, sì, ce n'è uno per i particolari, più piccolino, e 3 da sfumatura, molto basic, neri, con la metalleria rose gold. Questo è il rossetto, è diventato, come possiamo notare, un pochino più violaceo dell'altro che era più rosa. E ultimo prodotto contenuto, troviamo un'altra palette. Wow, ho fatto il pieno di palette, che bello! Eccola qui, è sempre di quel genere, quindi sempre di Revolution. Questa si chiama Soft Jeweled ed è sicuramente più nelle mie corde. Adoro queste colorazioni, ragazze. Siete pronte? Allora, intanto quella è rose gold e questa è argento, sempre capitonné, fatta così in punturata. Sono super belle, non vi voglio spoilerare i colori. Specchietto e colori. Io spero che in camera si vedano. Sono blu, Ottanio, il nostro amico Ottanio, saluti a Ottanio. E scuri, chiari, molto bella. Vediamo se riesco a metterla a fuoco. Eccola qui. Swatch, questa invece ha 5 shimmer e 3 matte, c'è anche un duochrome, perché questo colore qui è duochrome, vedete, è questo, è il primo che vedete, è un marrone con riflessi verdi, comunque guardate la scrivenza, molto bella. Bene ragazze, questo è stato il contenuto di questo pacco da parte di Pink Panda. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto, questo è stato l'unboxing. Probabilmente realizzeremo magari uno shorts, qualcosa. Adesso su YouTube vanno molto questi shorts che tipo un po' i TikTok, quindi ci vedremo anche più volte alla settimana, magari con qualche shorts quando ho tempo di registrarli. Io vi ringrazio tantissimo per essere state in mia compagnia. Se vi ha fatto piacere, ricordate di lasciare un like e magari qualche emoji nei commenti. Io, come sempre, vi mando un bacio gigante. Ci vediamo al prossimo video. Da Federica, la donna qualunque.